Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, scusate, ma avvicino a chi? A te? Ma il microfono e funziona per le... Bocciani, ed è 20 anni ci si conosce, questi microfoni sono quelli delle telecamere da sempre. No, ho capito, cioè, mi avvicino. Allora, no, è sempre un piacere tornare in vieni qui, metti per bene. Ti ringrazio, la ringrazio. Vieni qui. Allora, le conferenze stampa a Firenze sono sempre uno spettacolo. Cerco di essere il più breve possibile, intanto ringraziando la presidente del gruppo dei senatori di Italia Viva, Azione, Terzo Polo, Renew Europe, Lella Paita. Ringrazio la Barbara, che è la nostra... consigliera comunale, ringrazio Francesco che qui è non soltanto nella veste di sindaco, io dico sempre più brillante della provincia, ma devo dire coi triberti più brillante della provincia, visto che siamo in campagna elettorale, ma Francesco come sindaco di Bagnarripoli, Francesco Casini, come sapete, è anche il sindaco che ha dimostrato a Firenze, a tutto il territorio, che le cose si possono fare, perché il Viola Park, grazie all'investimento della Fiorentina e alla disponibilità dell'amministrazione comunale di Bagnarripoli, è un progetto che non soltanto è partito, ma è in fase di realizzazione, anzi di ultimazione. Siamo qui per parlare dello stadio in modo molto breve e molto secco. Vediamo poi lo spazio per le domande. Barbara in comune, Francesco lo sta facendo come sindaco per il suo territorio, conosce il PNRR per il suo territorio e non solo, in città metropolitana. E Lella è il nostro punto di riferimento con il ministro Fitto, lo sente praticamente più di suo marito ormai, per l'interlocuzione su tutti i progetti che ci sono. Noi siamo qui perché è scaduto il tempo, è il momento di abbandonare l'ideologia, e lo diciamo al sindaco di Firenze Dario Nardella e lo diciamo alla presidente Giorgia Meloni. Ad entrambi chiediamo oggi un incontro, e l'incontro che chiediamo parte da questo dato di fatto: mettere i soldi europei sullo stadio è una cosa che non ha né capo né coda. Noi l'abbiamo detto un anno fa, ricorderete, non ha né capo né coda. Oggi sui giornali tedeschi c'erano i trafiletti su questa vicenda, c'erano gli articoli su questa vicenda, perché non si è mai visto che con i soldi degli euroscettici, scusate perché con tutto il rispetto sembra essere ai franchi quando piove, ecco, non si è mai visto che con i soldi degli euroscettici si possa pagare le spese che in altre città pagano le società di calcio. Quindi, siccome queste ipotesi non stanno in cielo né in terra ed ora è ufficiale, il Comune di Firenze indichi la destinazione dei 55 milioni che sennò vanno persi. Noi abbiamo detto case popolari, scuole, c'è il dibattito se l'area dei lupi di Toscana, se ne parlava anche stamattina, rientra o non rientra nella classificazione, perché se ci rientra il campo di Marte, difficile che non ci rientrino i lupi di Toscana. Noi siamo per i lupi di Toscana, ma ci va bene una qualsiasi soluzione, il sindaco che deve individuarla, diversa purché sia su case popolari o su scuole, su cose di interesse collettivo. Il Flaminio, cioè un edificio abbandonato, c'è già a Firenze, perché i lupi di Toscana sono stati il primo atto del governo Renzi dati all'amministrazione Nardella nel 2014. Glieli abbiamo girati nel 2014 a marzo, io sono stato e ho giurato il 22 febbraio, a marzo la Pinotti gliel'ha trasferita al comune, sono passati 9 anni. Quindi la prima ipotesi è: noi proponiamo i lupi di Toscana, va bene un'altra soluzione, decida Nardella. Italia Viva chiede a Nardella un incontro per metterlo formalmente a parte di quella che noi riteniamo la priorità. Si deve a tutti i costi spendere 55 milioni del PNRR. Secondo punto, per noi non c'è che una soluzione sullo stadio, e questa soluzione, con tutto l'affetto per le sovrintendenze, è una soluzione che la Fiorentina ha indicato nel 2019, perché il progetto di Marco Casamonti del Viola Park è arrivato dopo il progetto di Marco Casamonti sullo stadio. E l'abbattimento delle curve
non è un problema che non si può sormontare, come ho letto oggi sui giornali fiorentini, perché la sovrintendente ha detto abbiamo deciso. Svelo alla signora sovrintendente che in questo paese vige una Costituzione per cui la norma dello Stato, la legge, è più importante del decreto ministeriale che mette il vincolo. Io sostengo che già l'emendamento, che si chiamava emendamento Renzi, permetterebbe oggi al ministro di intervenire. Ma siccome la presidente Meloni ha detto che le sta a cuore Firenze, il ministro Fitto ha detto che gli sta a cuore Firenze, bene, che da subito nel primo strumento normativo, se non vogliono utilizzare l'emendamento Renzi, eliminino il vincolo sulle curve. Non stiamo dicendo della scala elicoidale, non stiamo dicendo della torre di Maratona, non stiamo dicendo della facciata dell'Artemio Franchi, a parte il tetto, io non posso mettere bocca. Ma il punto politico è che le curve, il cui vincolo peraltro, secondo alcuni già c'era prima, ma è stato in qualche modo reso plastico da una decisione del sovrintendente Pessina negli ultimi mesi del suo mandato fiorentino, questo vincolo sulle curve non ha ragione di esistere. Trovatemi un turista che viene a Firenze per vedere la curva Ferrovia e non gli Uffizi. Trovatemi un turista che viene a Firenze per vedere la curva Ferrovia. A meno non sia, diciamo, un tifoso ospite, però in quel caso non viene per la ferrovia, viene per la partita, la vede anche da un'altra curva. Su questo punto noi chiediamo un incontro anche a Giorgia Meloni, con delegazione o al ministro Fitto, se la presidente avrà da fare, si faccia subito. Io credo che ci sia già lo spazio perché con decreto ministeriale loro agiscano sulla base dell'emendamento Renzi. Ma siccome potrebbe essere che l'emendamento Renzi non è bellino per il cognome, siano i parlamentari del centrodestra, quelli che da due giorni ci stanno spiegando che loro sono a favore dello stadio, e quindi lo dico a Marcheschi, a chi c'è di a Donzelli, basta non vado a dirlo, è il suo coinquilino, poi va bene tutto, poi chi c'è di destra a Firenze, chi c'è di destra a Firenze? Chi è? Va bene tutti, va bene ogni cosa. L'importante è che firmino questo emendamento loro. Io firmo l'emendamento Marcheschi, Barabotti, Donzelli, firmo qualsiasi emendamento se hanno paura che l'emendamento Renzi suoni male per la loro campagna elettorale. Questo non è tema da campagna elettorale. Si buttino giù le curve e si faccia il progetto Casamonti pagato dalla Fiorentina. E si interrompa una guerra ideologica che non ha motivo di esistere. È l'uovo di Colombo, si fa in un quarto d'ora purché ci sia la volontà politica. Noi chiediamo un incontro alla Meloni e a Nardella, se Fratelli d'Italia e il PD immaginano di giocare la campagna elettorale su questo tema, sulla pelle dei cittadini, portiamo l'esempio di Bagnarripoli, dove un sindaco capace ha preso e ha risolto il problema dando le autorizzazioni al Viola Park. Quindi questo è il motivo per cui ci siamo qui, come Senato, come Comune, come Città Metropolitana e Comune di Bagnaripoli. Chi dice che non si può buttare giù le curve non conosce il diritto di questo paese, perché con tutto il rispetto questa città non può essere una città di proprietà delle sovrintendenze, questa città è dei suoi cittadini e di chi la abita. Poi se il sindaco non la vuol fare lo dica e dica che vuole buttare via 55 milioni, se la Presidente del Consiglio non vuole aiutare Firenze lo dica e dica che vuole mandare a carte 48 il PNRR. Siccome io penso che sia Nardella che la Meloni hanno l'interesse a far bene il loro lavoro, ho fatto il sindaco, ho fatto il premier, so cosa vuol dire fare il sindaco e il premier, il nostro è un appello ora o mai più, perché perdere ancora tempo per una battaglia ideologica significa distruggere i ragazzi. Il modello è il Viola Park, perché Casini ha dimostrato di saperlo fare. Vai. Sì, ma siccome secondo l'Unione Europea i soldi ce li danno, io sono favorevole al fatto ci diano i soldi. Non li voglio mettere sullo stadio. Cioè, come sapete, poi ve lo può spiegare meglio tanto
Paita, Fellega e Casini, ragazzi, non è come una cosa che tu levi un pezzettino e basta, cioè levando i pezzettini dello stadio la preoccupazione nostra è che venisse giù tutto il resto, quindi si è lavorato e la stessa Paita ha parlato a lungo con Fitto perché comunque tutto il resto rimanesse in piedi. È che non sta in piedi lo stadio, ragazzi, cioè agli olandesi euroscettici, se gli dici, io sono stato un consiglio europeo, noi coi soldi del PNRR si rifà lo stadio della Fiorentina, gli girano le scatole. Ma hanno ragione loro, ragazzi, non sa ragione noi, perché in tutto il mondo lo stadio lo fanno le società di calcio, quindi il progetto per Campo di Marte va avanti senza il pezzo dello stadio e lì noi siamo per mettere i soldi sui lupi di Toscana, ma se in Nardella l'amministrazione comunale li vuole mettere su un'altra cosa, basta sia su una scuola. Ma secondo voi, ve la dico in un modo semplice, il Ministero dei Beni Culturali a Firenze deve finanziare gli Uffizi o lo Stadio Artemio Franchi? Che può finanziare Commisso? Sì, è lo stadio monumento, ma lo stadio se si fa in monumento non ci si gioca a pallone. Siccome non è l'unico in realtà, tecnicamente non è l'unico. Siccome però ci sono due elementi chiave che sono A, la scala elicoidale del Nervi, e la fa che sono i due che erano vincolati fin dall'inizio, poi il vincolo delle curve è arrivato dopo. Siccome c'è un progetto della Fiorentina che tiene insieme gli... ma non è che tutto lo stadio è monumento nazionale, non è che lo spogliatoio di Franchi è monumento nazionale, gli elementi che sono parte del monumento nazionale vengono preservati, la curva no, la curva è l'unico elemento che permette di arrivare anche poi ad avere, peraltro anche lì siamo già intervenuti, vi ricordate Italia 90? Ragazzi, lo stadio era diverso. C'era la pista e c'era anche il modello, era diverso. Siamo fatti degli interventi anche allora, eppure era monumento nazionale anche allora. Allora, un intervento nello stadio, e questo non ho capito, l'intervento è del comune che darebbe in concessione alla società di calcio. Se poi voi trovate qualcuno che può gestire lo stadio che non sia la Fiorentina, questo è un tema complicato, perché il monumento non nasce come monumento, nasce come monumento per accogliere le partite di pallone. Se te non ci metti più le partite di pallone, diventa un ex monumento e quindi diventa un monumento alla distruzione, perché non ci va più nessuno. E questa è l'accusa di chi dice evitiamo di trasformarlo nel Flaminio. Tendenza può decidere anche sulle curve. E soprattutto, se decide anche sulle curve, siccome la sovrintendenza non è il potere assoluto di questo paese, ma è un ente che sta dentro delle leggi, io dico qui in Parlamento, qui e in Parlamento, Italia Viva vota a favore di togliere il vincolo alle curve. Fratelli d'Italia che fa? Visto che chiacchierano. Forza Italia che fa? La Lega oggi, Salvini ha detto, peraltro Salvini oggi era Rignano, sono cose che capitano, ma insomma era Rignano, mi ha mandato un messaggino, sono a Rignano e anche a Bagnarrico, no non c'è campagna tra Rignano, non si muove, era perché c'è la terza corsia, ha fatto un sopralluogo alla terza corsia. Salvini dice non mettiamo i soldi dello Stato, e quindi risponde alla domanda della Olivelli, i 95 milioni del Ministero dei Beni della Cultura, per quello che mi riguarda i soldi del contribuente non vanno allo stadio, e quindi vanno all'opificio delle pietre dure, e quindi vanno alle biblioteche, e quindi vanno ai Bargello, e quindi vanno, metteteci voi tutto quello che volete, i soldi del Ministero dei Beni Culturali vanno alle attività culturali a Firenze. Lo stadio viene rifatto con l'attenzione alla tutela, che però non è blocco, quindi le curve anche no, grazie, anche perché le curve le hanno vincolate, c'era un mezzo vincolo prima, l'hanno vincolate, casualmente quando venivano fuori il progetto di Casamonti l'hanno messo il vincolo dopo. Ragazzi, questo non è una città che può essere messa a mano alle sovrintendenze. Ditemi se dico cose. La senatrice. No. Ragazzi, io non è che posso chiedere a Rocco Commisso che cosa vuol fare, non sono il sindaco. Io dico soltanto, Rocco Commisso ha presentato un progetto. Questo progetto è un progetto serio. Per me questo è il progetto, poi se Commisso non lo può fare è un altro discorso, ma che oggi ci sia un progetto della Fiorentina, io non metto nel mezzo la Fiorentina questa discussione, perché la Fiorentina paradossalmente da questa vicenda ha soltanto preso le conseguenze negative, compresa quella che è arrivata all'improvviso fuori e per 2 anni non si gioca ai Franchi.
che prima nel progetto iniziale doveva stare Franchi. Quindi la Fiorentina c'è una proprietà che ha messo i soldi per il centro sportivo. Quanto ha messo per il centro sportivo? 110 milioni. Ha messo 110 milioni. Spero li metta anche sullo stadio se va in porto questa roba, però è inutile andare a commisso se prima non hai risolto il problema a monte. Io dico, Meloni, nella prossima legge che parla di PNRR, uno si è appena votato, c'è il decreto nuovo PNRR, noi si presenta l'emendamento, lo firma la Paita anziché il Renzi, così siamo tranquilli. Emendamento Paita, vuol firmarlo il Marcheschi? Paolino, firmalo te. Vuol firmarlo uno il PD? Chi c'è di PD di Firenze? Chi c'è rimasto il Senato? No ragazzi, se il Senato non c'è nessuno. Vabbè. Chi c'è? C'è Parrini, ma è per l'Empoli, ma anche... Vabbè, comunque Parrini, mi va bene il Parrini. Una volta ha firmato la Biti e la Gobba, si chiede può firmare i Parrini, c'è mia problemi. Non è che siccome gli ha speso 8 milioni e ne deve spendere 55 e tanto non ci sono. Perché alla fine il problema è che l'Europa non gliel'ha dati, quindi per 55 chi li paga? Quelli che mancano chi li tira fuori? Per curiosità intellettuale. Cioè, ragazzi, non ci sono soldi. Io sono contribuente di Firenze come te. Mi dite perché nei prossimi 30 anni si deve essere indebitati per una cosa che può fare una società di calcio e che diventa per la società di calcio un valore? Perché poi aggiungo una cosa che a te che tu sei Gobbo te ne frega nulla, ma a me interessa. La Fiorentina, se ha uno stadio di... No, è così, purtroppo l'esempio della Juve è un esempio. Lo stadio di proprietà o in concessione novantennale è uno stadio che dà possibilità e margini di bilancio maggiori alle società. Quindi... è anche un elemento che viene dopo, perché per me la cosa fondamentale è che i soldi vadano alle case popolari e non allo stadio. Oh, questo l'ho sempre detto, ragazzi, Vai, alla fai. C'è chi dice al comune che hanno avuto rassicurazioni dal ministro Fitto su ricevere i finanziamenti dei fondi europei al posto di questo. Volevo sapere, nella sua interlocuzione con il ministro Fitto, mi pare di aver capito da quello che diceva Renzi, che non c'è questa volontà di mettere i soldi europei, fondi europei, sostitutivi. Volevo capire anche che idea avevate avuto nell'interlocuzione su questo con il ministro Fitto. Grazie. Allora, la nostra idea è che qui non debbano andare risorse pubbliche, quindi certamente risorse europee, ma anche fondi nazionali. Probabilmente il Comune sta cercando di sostituire nell'interlocuzione con il governo le risorse europee che sono state negate con altri tipi di fondi. Ma questo è un errore, perché se tu puoi avere un'opera pubblica di realizzazione di edifici o di studentati finanziata con risorse europee o con risorse nazionali e al tempo stesso uno stadio riqualificato finanziato con risorse private, hai, come dire, due positività nella tua comunità. Si dice piccione con una fava, non ti devono essere timida. Si dice due piccioni con una fava. Quindi, come dire, quello che noi diremo e continueremo a dire al governo è che non risolveranno, per il nostro punto di vista, la questione sostituendo le risorse europee con quelle nazionali, perché le risorse pubbliche, siano esse europee o nazionali, devono andare a progetti di caratura pubblica, quindi diciamo con una utilità nei confronti della comunità indiscussa, ecco, diciamo indiscussa, ed è il lavoro che faremo in questo prossimo decreto, perché in questo prossimo decreto, come diceva bene il senatore Renzi, noi potremo da un lato risolvere il problema del vincolo della sovrintendenza e dall'altro affinare l'interlocuzione con il governo, perché diciamo così questo tema, okay, di un progetto, se fatto l'esempio diciamo così dei lupi, no? Però come dire, ovviamente, come dicevamo prima, possono esserci anche altre scelte, non necessariamente quelle, purché però diciamo la destinazione sia l'interesse della comunità, da finanziare con risorse europee e poi magari, come dire, l'individuazione anche di ulteriori altri progetti con risorse FSC, insomma tutti i fondi che sono diciamo in questo momento in qualche modo alla portata di una realtà come quella di Firenze. La barba. Ancora. Va buona, non svelare il segreto. Ma io penso che Dario prima o poi capirà che su questa roba non va da nessuna parte. Noi gli si era detto un anno fa. Come al solito si è sbagliato tempi, perché noi gli si è detto prima le cose.
però lì si sono sempre dette, ed è un anno che dice mi danno soldi, no, dico, non te li danno. Alla fine, quando non glieli danno, e l'ha capito. Quindi non è che il problema se lui c'ha la maggioranza o no, il problema è che non c'ha soldi. Che tu puoi anche avere la maggioranza, ma se non c'ha soldi... Guardate che dentro il gruppo di Palazzo Vecchio la pensano tutti come noi su questa roba, poi non hanno il coraggio di dirlo. Dentro consiglieri, ma ragazzi, ma se mi stai mettendo soldi dello Stato su una roba che è lo stadio, non va bene, i soldi della cosa non va bene, fermatevi un attimo, bloccatevi un secondo. Quando siamo partiti a parlare dello stadio illo tempore fa con Domenici, se ne detto una cosa sola, che il comune non metteva un centesimo sullo stadio, ve lo ricordate o no? E poi si è ridetto in tutti questi anni, ora siamo ai livelli, veramente i soldi, il comune, lo Stato e l'Europa. No! Chi ha pagato il Viola Park? Chi gliel'ha fatto fare? Il sindaco di Bagnarripoli. Il sindaco di Bagnarripoli gli ha dato il via libera, il commisso ha pagato. Funziona così con lo sport. Non può essere che te tu paghi lo stadio secondo i criteri della sovrintendenza e non i criteri di una società di calcio. Perché non è che ci giocano sovrintendenti contro funzionari ai franchi. Come? Ma scusami, perché il stadio di Bologna, che peraltro sono tutti in... Puoi trovare il meccanismo della concessione. Sì, ma lì c'è il meccanismo della concessione. In tutti gli stadi sono quasi tutti, no, non tutti, ma molti sono comunali. Molti, perché è così il modello italiano. Ma va bene, il concetto è che te fai una concessione e lasci l'utilizzo per 90 anni. Fatta la concessione, chi fa l'investimento patrimonializza e mette in bilancio l'investimento che ha fatto. Qui però non si discute della parte finanziaria, si discute dei vincoli della sovrintendenza, diceva giustamente prima, ma è un monumento nazionale. Sì, ma è un monumento nazionale, io ritengo che il legislatore possa intervenire nelle forme che ritiene. In teoria potrebbe buttare giù anche... e altre cose, non soltanto le curve, ma io sono per limitarmi alle curve, perché le curve sono una cosa che non ha alcun impatto come quello che veniva ricordato. Prego. Come? Il precedente Italia 90, c'è di già il precedente, c'è il successivo. Prego. Tantissime realtà dove si incontrano per esempio vincoli e poi sono superati per l'interesse collettivo. Cioè, la domanda è dove li metti i soldi del Ministero della Cultura? C'hai 90 milioni. Io penso che i soldi del Ministero della Cultura vadano a tante realtà di questa città che ne hanno bisogno. C'hai 90 milioni San Giuliano, bravo. O spendili ora, vieni, ti si fa vedere noi come si spendono a Firenze. Guardate che... Io non ho capito anche i 50 milioni, per ora ho capito che parlano di spazi, ma non credo che... L'Europa gli ha detto, se te non stralci 55... non soltanto quelli a dire il vero, perché c'è anche Venezia ed altro, se te non stralci quello lì io non ti do la terza tranche. E la terza tranche quanto sono? 20 miliardi? Cioè per 55 milioni di Nardella c'è 20 miliardi, non arriva all'Italia. Ora li aspettano un minuto, due minuti, 10 minuti, poi Nardella lo pigliano e guarda Dario, grazie, ti si può bene com'è, però... Ma certo, bisogna fare un accordo in Europa e dirgli, va bene, voi ci avete detto di no sui franchi e noi vi si mettono sulla scuola XY, sulle cascine, sui lupi di Toscana, se no si perdono. E te Italia dici, io te lo sposto il denaro dallo stadio, ma te lo metto sulla casa popolare. Prendete atto che il 99,9% dei fiorentini pensa che sia meglio finanziare le case popolari che non gli stadi con i soldi del PNRR? Prego. Di solito vi vedo in autogrill, ma comunque insomma va bene anche a fresco bagno. Siamo affezionati ormai. Vai. La sua proposta è quindi facciamo cadere il vincolo e lo facciamo far fare ai privati. Ma quali privati? Perché comunque ci sono state molte voci sulla cessione della Fiorentina. Non è che abbiamo l'iter con una proprietà e poi ce ne ritroviamo un'altra, anche perché... Si vede un tu sei di Firenze, no, ti rispondo nemmeno, non è così. Ma la proprietà può essere chiunque, ci sia della valle, la mia opinione è che... Per esempio di cordate interessate, le è mai stato chiesto per esempio di lavorare con le sue relazioni internazionali? Senti che pensa questo? No, assolutamente no. No, ma vi capisco, dovete fare giornata come report, vi capisco, no. Ho risposto, mi è stato chiesto, no, non mi è stato chiesto, prego.
Senti, ma dove è arrivato? Io lì che stavo anche sforzandomi di capire, vai. Lei la fa molto male, perché c'è una, questo discorso di rivedere il development, però lei nel 2012 era sindaco di Firenze, ricordiamo tutta America, è stato Castello prima ancora. Presidente del Consiglio, e a Firenze 50 anni che si parla di avere uno stadio nuovo, quindi ci può dare qualche elemento più chiarificatore. Ma molto semplice, guardate, noi si era di un altro avviso. Quando io sono arrivato a fare il sindaco, il progetto era Castello. Però lei ricorderà che a Castello c'erano delle indagini giudiziarie. Non le dirò come sono finite quelle indagini giudiziarie della Procura di Firenze, non glielo dirò. Però c'era un'indagine giudiziaria per cui Castello il domenica dovette fermarsi. Finito quello, si cercava l'aria per spostare lo stadio perché la proprietà della Fiorentina, dal suo osservatorio giustamente, chiedeva un'area in un altro posto, sempre in un posto comunale con uno strumento di concessione, e venne identificata l'area della Mercafir. Questo è un provvedimento che insomma intorno ai primi anni del 2000, insomma, degli anni 10 anni fa, più o meno 12 anni fa. Benissimo, dopodiché io sono andato a Palazzo Chigi, il processo Mercafir si è interrotto per scelta dell'amministrazione, che è del tutto legittima, è cambiata la proprietà ha detto guarda, a noi non ci interessa andare in un posto nuovo, noi si vuole i Franchi, noi i Franchi l'avevamo immaginato, lei ricorderà, come stadio per il rugby, e ci si iniziò a portare le partite di rugby a Firenze, che prima non c'erano, vi ricordate? Però giustamente la Fiorentina e il Comune hanno fatto un ragionamento diverso, ed è corretto che il Comune e la Fiorentina, io non c'ero già più, avessero scelto lo stadio del Campo di Marte. Va bene anche Campo di Marte, va bene Castello, va bene, ma nel momento in cui scegli Campo di Marte devi partire dal presupposto che c'è un progetto dove puoi buttare giù almeno le curve. Nel frattempo la Fiorentina ha fatto partire un progetto, io voglio dire bravo a Francesco Casini, perché lui dimostra come si amministra un comune, perché lui ha preso e partito e in giro di 2 anni gli ha dati via libera, e sono posti di lavoro per il suo comune e sono ricadute economiche, non so quanto tu c'hai di oneri. Poco, 4 milioni. Bella, ma c'è il poco. Porta a casa 4 milioni per l'interesse collettivo. Cioè c'è qualche problema? Lì, ragazzi, quello io stando tra Ponte Assiera e Firenze, il problema lì, quella via. No, no, io sono vicino al casello autostradale, arriverà la tranvia lì davanti. Ma io ho dei dubbi sul fatto che ci sia. Cioè, quella è un'area dove la viabilità, quando c'è un po' di coda, c'è sempre, ma c'era per andare a Ponte Assiera verso Vallina. No, sinceramente non la vedo grandi problemi, poi magari c'ha problemi, però ha fatto un'operazione che è servita. Quindi tu dici, ma te nel 2012 eri per la Mercafi, io ero per Castello, per la Mercafi, io so perché si faccia lo stadio, ma non più, sono tifoso, ma non posso pensare che con i soldi di contribuente si paghi lo stadio alla Fiorentina. Ci portano via tutti, ragazzi, ci portano via tutti, ve ne rendete conto o no che è un anno che vi si dice, e mi prendete per, Firenze si dice per bischero, ma è un anno che vi si dice che non potrà funzionare sta roba. Perché chi conosce l'Europa sa che questa roba non stava né in cielo né in terra. Ma nell'ultimo periodo che si è sentito con Nardella su questa cosa oppure no? Diciamo che Dario avesse un'opinione diversa, che io avessi un'opinione diversa dalla sua, Dario se n'è accorto, perché non soltanto gliel'ho detto. Noi abbiamo chiesto oggi un incontro a Dario e oggi un incontro a Giorgia Meloni. Vediamo se ce lo danno. Stamattina io ho detto alla Meloni, guarda, se si viene a cercare per questa roba qui, poi tanto c'è la Paiva e ne parla con Fitto, la Barbara lo porrà ufficialmente al suo sindaco e anche nostro sindaco, ma suo della maggioranza, noi siamo a disposizione per dare una mano. Ragazzi, guardate che è banale, è semplice, 55 milioni messi su un'altra cosa, 90 milioni messi sulla cultura e emendamento, voglio vedere chi mi dice di no sull'emendamento. L'emendamento Paiva, Marcheschi... chi è? Sulle curve. Il resto lo puoi fare, ma lo puoi fare anche senza passare da una norma, il resto, lo spostamento. Poi se c'è bisogno di farlo anche su quello, si fa anche su quello. Io voglio che sia in Nardella, che è il sindaco, a dire alla Meloni dove vuoi mettere 55 milioni. Deve essere in Nardella. Dei 90. È chiaro, anche quello naturalmente, però lì Ernesto, la correttezza vuole che non sia l'ex sindaco, ex premier a mette bocca, se la vedono tra di loro, noi siamo pronti a dare idee, quando c'è da dare un'idea si dà sempre gratis, mi pare di avergliela detto.
non ho detto una conferenza, ho detto un'idea.